to you. Shake that. Non me ne frega. Tu guardi, quando qua vedi che 4 minuti schiacci questo quadrato. Ok. Ok. E niente. E me lo dai a me. Ma adesso lo porti già che così. No, è già aspetta, partito, oggi, è già no, partito. È brutto così. Ma guarda che io taglio le scene. Io taglio tutte le scene. Allora vai. Mi auguro di non far stronzate. Ok. Brava Ona, raga, siamo online. No. Jimmy Face che vi parla. Questo è un video per il mio canale, Jimmy Face ovviamente. Sono sempre io qua. Niente, oggi voglio andare in giro un po' alla cazzo sulla mia bici. E voglio presentarvi la mia bici, il mio mezzo di trasporto per eccellenza. Signore, rullo di tamburi. La mia bici, che non ha un nome, ma io la chiamo la mia bici, perché è la mia bici. Questa bici è una storia che viene tramandata di generazione in generazione, cioè a 3 mesi, ecco la vostra generazione in generazione. Questo era un ferro vecchio con il cestino, il portapacchi c'era ancora, piena di polvere, senza catena, le ruote ce l'aveva, la catena anche, si fa per dire, cioè solo che aveva le ruote tutte bucate. Allora io, minchia mi sei, cosa cazzo è, mi sei ingrippato. Ah, ok. Io e insieme ad altri 2 amici che Pinco Pallo e Geronimo. Ecco i loro soprannomi. Lo so che sono buffi, in realtà non è quello il loro soprannome. Minchia, inquadra me, non la bici. Cristo, cioè, la bici è inutile, è solo per allungare il video. Rispetto alla bici. Come si può dire? Loro sono Pinco Pallo e Geronimo. Ovviamente i loro nomi non sono Pinco Pallo e Geronimo, perché sarebbe troppo umiliante per loro. Comunque, li abbiamo presi in un garage. Nel mio garage ci siamo messi lì con questa bici, 20 euro, e abbiamo messo in piedi questo. Cambio di ruote, copertone, tutto quello che c'era da cambiare l'abbiamo fatto. Ed è venuto fuori una grandissima figata. Poi il tocco di classe, inquadratura, per favore, cameraman, Pinco Pallo, bravo. Questi nastrini di nastro isolante verde che vi consiglio di mettere sulla vostra bici, perché danno quel tocco di classe che la rende la bici più bella del quartiere, signori, del quartiere. Ovviamente questo non è il clou del mio video, perché il clou del mio video sta per partire. Ok, signore e signori, si parte, insieme alla mia bici. Guarda, facciamo qualche fa così. E a 3 minuti, a proposito, guarda che arriva. Inquadra Cristo. E accende la stimata. Lo dice, io proprio accendo il mio motore e ne arriva uno che è proprio dal sottofondo. No, niente, mi sembra di vedere uno Yeti. Quindi raga, siamo... andiamo un pochino prima. Minchia raga, siamo qui, prendiamo un scenario solo per voi qui, nelle strade di Beata Giuliana. Non facciamo nomi proprio, non facciamo nomi. Ce la spassiamo, cazzeggiamo in giro in quei giorni dove per fortuna domani siamo a casa. Oggi, qui, in live, su Battlefield 3. No, scherzo, come al solito. Siamo semplicemente a Beata Giuliana. Beata Giuliana. Dovete cercarlo su Google Maps, pagine gialle, pagine bianche, TV Sorrisi Canzoni. uomini e donne, focus, da tutte le parti c'è Beata Giuliana, tutti parlano di Beata Giuliana. Tutti parlano di Beata Giuliana. Anche chi non vorrebbe parlare di Beata Giuliana parla indirettamente di Beata Giuliana, ovviamente.
Cioè, raga, questa poi è una triste realtà. Però è così la vita. Niente, siamo in giro a cazzeggiare. Come ripeto, non ci abbiamo un cazzo da fare a casa. E quindi siamo qui a documentarvi questo pomeriggio. Ovviamente questo video non durerà un intero pomeriggio, sennò ciao YouTube, mi manda a fanculo. YouTube mi manda a fanculo direttamente, perché non si possono fare video così lunghi. Torniamo indietro. Qui metterò questa parte, giuro, non ho la pallida idea. Quindi questo ragazzo, sto parlando di cose che non esistono e che ripeterò successivamente. Comunque, stavo dicendo che ovviamente è via privata, non dovremmo neanche essere qui se proprio vogliamo essere pignoli. Guarda che poi non si sente la voce. Devi venire un po' più vicino. Ma sennò proprio non si vede in faccia, cioè c'è solo la faccia si vede. Ma chi se ne... Vabbè, ok, allora... No, vabbè, anche... Allora, fai così, inquadrano un po' me... Basta che non mi inquadri i coglioni. Niente, cosa stavo dicendo? Sì, niente, che questo qua è un documentario su questo pomeriggio che stiamo facendo tutti insieme, cioè solo io e Pinco Pallo. È il mio cameraman, fate un saluto al mio cameraman, cioè se siete lì, se state guardando questo video, applaudite il cameraman per 5 secondi, ok, basta, perché anche lui sta facendo il suo compito, cioè non viene pagato, lavoro volontario, ovviamente, se no non prendiamo a pugni. Niente, comunque stavo dicendo. Cosa stavo dicendo? Ovviamente questa parte non fa ridere. Probabilmente la taglierò perché non fa ridere neanche a me. Comunque adesso posso parlare di cose alla puro cazzo, cioè mi siete tutti dei figli di puttana. No, scherzo, voi siete sempre migliori, ragazzi, siete sempre migliori. Vi consiglio di passare qualche giorno sul mio canale, tanto per vedere gli altri video che ho pubblicato. E sono video che secondo me sono decenti. Ovviamente non è il meglio perché il mio budget si limita a un cellulare. Un cellulare, la mia cameretta, un cazzo, cioè in sostanza. Cioè un cellulare, una videocamera di 2 megapixel, cioè volete dire che l'iPhone ne ha 10, quindi mi sembra che è uno standard che fa cagare, ok, dal mio camera mi giunge notizia che in realtà l'iPhone non ne ha 10, ne ha 9,99, ovviamente, ne ha 5,3, ne ha 3,5, ne ha 8, ne ha 8, signori, ce l'abbiamo fatta, individuare quanti megapixel ha un iPhone. E per chiunque volesse sapere quanti veramente megapixel ha, perché le nostre fonti ovviamente sono abbastanza non sicure, raga, non sono sicure. Per chiunque volesse sapere quanti megapixel ha un iPhone, per favore contattatemi sul mio canale. Il mio numero è in sovrappressione, ovviamente non metterò il numero, però fa fastidio dire è in sovrappressione, che non ho ancora capito se è in sovrapensione o in sovrappressione. Vabbè, comunque, ecco, appunto per cosa vi faccio la solita domanda. Io, cameraman, mi faccio una domanda ogni volta che nei miei video alla fine metto di solito una domanda. Quando i giornalisti tipo sono lì che vi dicono chiamate al numero in sovrapprensione, secondo me sovrapprensione, non so, cioè, io non lo so, io voglio andare a vedere su internet, però mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Mi piacerebbe sapere veramente la vostra opinione, raga. È una cosa che proprio mi sta qui. Anche se il cuore penso che sia da queste parti. Forse ho azzeccato. Non so, distinto. Niente, vabbè, comunque mi sa che chiudo così il mio video. Perché sennò la batteria del cellulare va a farsi benedire. Anzi, mi arrivano notizie dal mio cameraman che ovviamente il cellulare mi si è già scaricato, ovviamente questa parte non sarà registrata, quindi sto parlando alla cazzo da 5 minuti e quindi fantastico, cioè tutto quello che sto dicendo è servito a niente, mi sto sgolando, sto parlando allo puro cazzo, quindi dovrò fare tutto un altro video, mitico, vabbè dai raga, comunque ci si vede alla prossima, sempre il vostro Jimmy Face, sempre online su Battlefield 3, ciao raga.